Gli attacchi di questi giorni al Movimento e al sottoscritto testimoniano un dato ormai assodato. Passano i governi e le maggioranze, ma nel mirino restiamo sempre noi. Diciamo bene, è un buon segno, vuol dire che continuiamo ad essere dalla parte giusta. Questo non è il momento delle polemiche e degli attacchi, questo è il momento del coraggio e ne servirà tanto per cambiare questo Paese. I nostri punti di programma sono chiari. Se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto e, aggiungo, il prima possibile. Grazie. È stato un incontro con il presidente incaricato che si è svolto nel giorno nel quale purtroppo l'Istat conferma alcuni dati negativi per la nostra economia, sia dal punto di vista della crescita che dal punto di vista degli investimenti. Dati anche quelli di oggi che confermano la necessità di una svolta e l'esigenza di aprire in Italia quella che lo stesso presidente incaricato ieri ha chiamato una nuova stagione politica per il nostro Paese. Durante questa crisi di governo, il fatto che la Lega abbia proposto fino all'ultimo di risuscitare la sciagurata formula di maggioranza giallo-verde ha rappresentato e rappresenta per noi un problema politico molto serio, sul quale tutti gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente, perché così si è consegnato il Paese alla sinistra. Non siamo riusciti a capire quale sarà l'indirizzo del Presidente, le intenzioni del Presidente dopo, con una nuova compagine di governo che è ovvio che abbia delle idee completamente diverse da quelle della Lega sulla questione dell'immigrazione, su quota 100, su altri provvedimenti come l'autonomia. Il Presidente ha detto che lui difenderà quello che sono stati i provvedimenti fatti, però è pronto a sedersi comunque a un tavolo a sentire su molti di questi quali possono essere le modifiche. Non ha voluto dire se queste modifiche verranno accettate. No. Bene, buongiorno a tutti. Abbiamo appena incontrato il presidente incaricato Conte, io e il collega Foti del gruppo della Camera di Fratelli d'Italia. Al presidente Conte abbiamo ribadito che Fratelli d'Italia sarà nettamente all'opposizione di questo governo. Faremo un'opposizione senza sconti alcuni. Riteniamo questo governo dal punto di vista politico inaccettabile perché, come ha già detto anche la nostra Presidente Meloni, è un governo che si fonda su un'alleanza di partiti che si sono combattuti e insultati fino all'altro giorno. Consideriamo, abbiamo riconfermato la nostra disponibilità a partecipare sia al tavolo programmatico e, se ce ne saranno le condizioni, evidentemente anche organicamente a questa maggioranza. Abbiamo espresso il timore che questo governo che si va formando sia un governo che non tenga conto sufficientemente delle esigenze, dei bisogni del grande poi popolo, dei moderati italiani. Ho rappresentato al presidente incaricato il fatto che non voteremo la fiducia al governo che sta nascendo. Abbiamo rappresentato esattamente quello che già avevamo detto al Presidente della Repubblica. E lo abbiamo trovato molto attivo, convinto, determinato, non soltanto ad offrire a questo Paese la costituzione di un governo di ampio respiro che arrivi fino a fine legislatura, ma che metta in campo una nuova prospettiva lungimirante politica per il Paese che rilanci questo Paese. Abbiamo illustrato la nostra posizione al Presidente Conte, una posizione che sarà di astensione.
astensione a causa soprattutto delle esperienze che ci sono state tra la provincia di Bolzano e soprattutto i ministri da parte del Movimento 5 Stelle.